Scalea, ingresso sud con vista Sosta Camper. Non è il messaggio pubblicitario per arricchire l'offerta turistica del paese tirrenico, ma il biglietto da visita che la città offre a chi percorre la SS18. Risulta effettivamente difficile non notare come la zona in cui sorge il campo sportivo Francesco Ciaccio e il tendone della piscina comunale sia infatti ormai da anni il posto prediletto per camperisti più o meno organizzati che si piazzano nell'area e ci passano buona parte della bella stagione. Un passaggio al largo delle nostre telecamere per notare che si tratta di un accampamento anche piuttosto organizzato. Ai turisti fai da te pare non mancare niente. e Come già denunciato negli anni passati da cittadini e associazioni, quello che può servire acqua corrente in modo particolare può essere comodamente reperito magari dall'interno della piscina comunale che è spesso aperta e dunque visitabile. Il sindaco di Scalea ha promesso che entro una settimana quella zona verrà sgomberata. Si tratta di un'area che, proprio in vista dell'affidamento della gestione della piscina, il cui bando scade il prossimo 25 maggio, sarà adibita a servizi accessori per la struttura sportiva. Nel frattempo i cittadini sperano che i camperisti non arreggino danni e pazienza se ancora per qualche giorno chi arriva a Scalea da sud penserà di essere arrivato a Lampedusa.